c'è la pizzica, questa forma musicale, che in realtà era una forma di guarigione, cioè le donne troppo stanche di lavorare. C'era un antico canto popolare, diceva femmine cacciati all'utabacco, diciati in doia e deturnati quaccio, cioè venivano violentate e tornavano incinta, questo voleva dire. Ma oggi si balla allegramente su queste cose qui, che non è, che è importante anche ricordare con allegria, ma è importante anche ricordare con dolore queste cose qui. E anch'io sono orgoglioso non solo di quella tradizione lì rivoluzionaria, che è quella mia, io sono anarchico e sono ateo, ma anche di quei cattolici come Danilo Dolci, appunto. E proprio per questo ho voluto scrivere una sorta di strana preghiera laica. Nel farla, come facevano i cantastorie, la introduco con una breve poesiola di cui mi sono ricordato ora e che mi è stata stimolata proprio dalle parole di Giovanni, e che una volta mi avevano chiesto proprio per una roba legata a Peppino Impastato. E mi piaceva quest'idea dell'impastare, che è quello che si fa con la terra, e mi piaceva quest'idea di differenziare fra la legalità e la giustizia, che è una cosa un po' superiore, perché la legalità passa, la giustizia no. E quindi questi quattro versi diceva: no, eppure ci sarà una differenza fra ciò che sia legittimo o legale, eppure ci sarà una persistenza nel fiume, nel rigagnolo, il canale, nel fango del passato, quel si dice, qualcuno che si oppose e l'ha pagato, eppure ci sarà nella cornice del quadro indifferente del passato un argine, lo sguardo di chi attende, combatte la paura e trova in sé coraggio da vendere e non vende niente a nessuno, resta lì perché ha impastato la terra con il sale, ha impastato il pane con il vino, ha fatto un argine fra il bene ed il male, fra il prima e il dopo, e in mezzo c'è Peppino. Madre Maria delle tabacchine, veglia c'oltre il confine, veglia c'oltre il confine. Madre Maria delle tabacchine, veglia c'oltre il confine, che c'era e non c'è. Quando andavamo per il tabacco, ne partivamo in due, ne tornavamo in quattro, sputi e bastoni e carezze del potere e sudore da buttare per vivere ancora. Madre Maria dei pomodori appesi, vegliaci tutti stesi, vegliaci tutti stesi. Santa Madonna e ulivo benedetto, del luce attico e del putiraietto. Dopo la manifattura, quando chiusero i tabacchi, a cogliere i pomodori ci vanno i polacchi. Batte il sole sulla febbre, nel tavoliere, sulla bara d'ogni ignoto lavoratore. Madre Maria delle pizzicate, veglia sulle tarantate, veglia sulle tarantate. Santa Madonna della nevrasteria, sveglia il violinista nella barberia. Quando ci pizzicava quel ragno scorpione, nel ballo scatenato c'era la guarigione. Oggi ci sta il dottore, la benzodiazepina, la televisione accesa da sera a mattina. Madre Maria del latifondo, mostraci un altro mondo, mostraci un altro mondo. Santa Madonna dell'occupazione, trova tu la soluzione per questa povertà. Quando l'Arneide fu l'oratorio, ora di De Martino, ora di Di Vittorio, ora et labora alla capitanata, quando Maria in catena si fu liberata. Quel fazzoletto rosso che tu portavi al collo, è l'amore che ti voglio, è l'amore che ti voglio. Quel fazzoletto azzurro che ora porti in testa, è la vita che ci resta alla festa di lassù. Madre Maria delle tabacchine, svegliaci oltre confine, svegliaci oltre confine. Madre Maria delle tabacchine, svegliaci oltre confine, questa realtà.
Hanno cambiato l'ordine, prima Claudia Pinelli. Claudia, a te. Una canzone sulle donne, quindi. Giustamente, visto appunto che quasi come al solito le figure femminili sono ridotte come numero. Allora, io sono molto contenta che... Il pubblico sono la maggioranza. Assolutamente, vorrei far notare questa cosa, che è assolutamente importante. No, sono molto contenta che l'Ampi di Niguarda abbia avuto questa iniziativa. Io faccio parte del direttivo dell'Ampi di Niguarda e ne sono molto contenta, orgogliosa, perché è una realtà in cui mi riconosco, perché bisogna continuare a fare resistenza e noi cerchiamo di esserli. L'incontro con Giovanni, non l'incontro con la storia di Peppino Pastato, quello era avvenuto in precedenza. L'incontro con Giovanni è stato abbastanza recente ed è stata l'occasione dell'invito qui a Niguarda. È stata il 7 dicembre, era l'anniversario della morte di Felicia, della sua mamma. E sono stata invitata a Casa Memoria, a Cinisi. Ed è stata un'esperienza molto, molto forte, molto importante. Ho conosciuto delle persone che in una realtà estremamente, non ce ne rendiamo conto quanto sia difficile, continuano a rimanere lì, a portare avanti una battaglia. Non sono venuti via. Ed è qualcosa di importantissimo. Io parlo di coraggio, ci vuole coraggio. La sensazione, quello comunque che si vive in quel territorio, se non è ostilità, è indifferenza, che fa male altrettanto. E mi ha fatto rendere conto ancora di più di quel passaggio fortissimo, coraggiosissimo, che ha fatto Felicia, la mamma di Giovanni e di Peppino, che ha spezzato questo rituale mafioso, che ha rifiutato la vendetta, perché la famiglia Impastato era una famiglia mafiosa, per cui lei doveva stare zitta, le cose le avrebbero risolte tra mafiosi e ci sarebbe stata la vendetta, e lei ha spezzato questo meccanismo. Una persona cresciuta in quella cultura, come diceva Giovanni prima, la mafia era quella che ti dava protezione, e lei è andata oltre. E Peppino aveva rotto con quel tipo di cultura. Peppino era una persona che faceva politica lì, in quel territorio, con tutti i rischi, usando quest'arma stupenda, meravigliosa, dell'ironia, che ha dato molto fastidio. Ecco, l'avvicinarmi a loro, l'avvicinarmi a questa figura di questa donna che si è ritirata in casa ma ha spalancato la porta di casa a chiunque volesse avvicinarsi a questo figlio che lei ha strenuamente difeso anche dopo la morte, è una figura molto forte. Chiaro, noi abbiamo trovato poi dei parallelismi, no? Nelle nostre storie. Sua mamma Felicia, mia mamma Licia, che ha dovuto affrontare una lotta durissima, difficilissima, non contro la mafia, contro lo Stato. Però anche qui, mafia, Stato, si dividono lo stesso territorio. E forse sì, la mafia sarebbe stata sconfitta se ci fosse la volontà, se non ci fossero così tante infiltrazioni all'interno delle nostre istituzioni. E quindi queste figure di donne, che loro malgrado sono state trascinate in una storia, ma che con estrema dignità l'hanno presa in mano e l'hanno condotta, senza lasciarsi influenzare, portando avanti una battaglia che ha portato dei risultati. Hanno ucciso mio padre Giuseppe Pinelli, che si trovava in una questura per un interrogatorio, e precipita da una finestra, e parlano di suicidio. Hanno ucciso Peppino Impastato e hanno parlato di terrorismo, era un terrorista, si è fatto saltare da solo. Pensavano che non fosse morto nessuno, erano piccole storie, che nessuno si sarebbe interessato di loro.
E invece c'erano dei compagni, c'erano degli amici, c'era una società civile che si è ribellata a quanto è successo. Peppino Impastato è morto nel 1978, altre storie, come ricordavano prima, sono successe in Italia, sono successe a Milano. Il ritrovamento dei cadaveri di Aldo Moro chiaramente avrebbe oscurato, e per un bel periodo di tutti, malgrado queste istituzioni che non vogliono dare risposte, che depistano, sono riusciti a far emergere la figura di Peppino Impastato. Per questo noi dobbiamo essere grati, scusate, mi viene solo questo termine, a questa famiglia che nel sud, in Sicilia, è un posto che sembra così lontano, e invece no, è un posto veramente vicino a Milano. Ieri sera abbiamo fatto un'iniziativa dal titolo Da Pino a Peppino. Ecco, noi ci riconosciamo in una storia di diritti negati e di una continua resistenza. Vi ringrazio. I punti di contatto tra queste due storie sono infiniti, non solo questo più vistoso, queste due straordinarie madri coraggio, che sono protagoniste in modo assolutamente analogo nelle due vicende. E le vicende si toccano anche per tanti altri aspetti. E prima di tutto sono tutte e due vittime di una congiura di Stato in qualche modo. Più esplicita, meno esplicita, ma sostanzialmente quella. E basta guardare al meccanismo di insabbiamento della verità, quella prima, oggettuale, quella immediata, mezz'ora dopo, un'ora dopo, due ore dopo. In un caso vengono rimosse le prove ambientali, i binari, viene rimosso quello che si poteva rimuovere. Nell'altro caso viene sparata una verità, che è una menzogna, ma con impudenza. In tutti e due i casi è straordinaria questa roba dell'impudenza. E non è un fatto caratteriale, è un fatto politico, attenzione. È su quello che vorrei attirare la vostra attenzione. E in tutti e due i casi è una opposizione politica che riesce in qualche modo a smantellare la cappa di chiusura e di depistaggio. Dei servizi. Sono assolutamente anch'io in linea, non ci sono servizi deviati in Italia, sono i servizi all'interno delle quali, è vero, ci sono delle correnti, non solo nei partiti, ci sono delle correnti anche nelle istituzioni, le correnti che poi si fanno della guerra fra di loro, poi intanto si ammazzano anche fra di loro, poi naturalmente cercano di addossare una morte a qualcuno che non c'entra niente, ma questa è un'altra vicenda. I servizi hanno lavorato nei casi di Peppino e nei casi di Pino, con un metodo collaudato, è vero, anche a mio avviso, che la strategia della tensione in Italia comincia con la fine della guerra, anzi se vogliamo storicamente comincia nel 1943 quando ci sono gli accordi tra alleati da una parte e sovietici dall'altra sulla spartizione del mondo e quindi sull'impostazione della guerra fredda e quindi sull'Italia che sarà terra di dominio dell'impero americano. Comincia lì se vogliamo, ma il sangue comincia a scorrere alla portella della ginestra ed è un atto politico. Il fatto che la mafia poi non solo Portella, ma si va avanti, prima è stato accennato, sono alcune decine di sindacalisti e di dirigenti comunisti e socialisti negli anni 40 e nei primi 50 che vengono uccisi nella sola Sicilia. Mi pare siamo sui 50? Siamo sui 50. Uccisi. Perché? Per fermare le lotte operaie, le lotte contadini in quel caso. Allora,
qui c'è un elemento che noi dobbiamo tenere a mente. La guerra fredda viene legittimata dal fatto che bisogna contenere la possibile espansione dell'Unione Sovietica verso l'Italia. E quindi qui si arma, si fanno delle barriere psicologiche, militari, di difesa, di servizi, di spionaggio, controspionaggio, si fa di tutto. Ma contemporaneamente si foraggiano sostanzialmente quelle costole che poi saranno lo scheletro della strategia della tensione nel corso di alcuni decenni. E quindi la prima è la mafia, sicuramente. La mafia che, come sappiamo, concorre ad aiutare lo sbarco degli alleati in Sicilia e poi si tratta. In Sicilia mi pare che gli alleati avanzano senza colpo ferire praticamente, c'è pochissima resistenza dei fascisti e dei tedeschi. Un altro elemento sono i fascisti, con i quali gli angloamericani cominciano a trattare già prima della fine della guerra, decima Mars. Quindi praticamente con loro si comincia a trattare per vedere nel dopoguerra che cosa si potrà fare. Principe Junio Valerio Borghese sarà infatti una delle costole della strategia di tensione. La strategia di tensione poi raccoglierà immediatamente nel sud prima l'appoggio di agrari, nel nord, nel centro e nel nord successivamente l'appoggio degli industriali, editori anche, gente che ha interessi economici precisi. Progressivamente svelerà questa faccia fondamentale, insomma, in Italia, che è un modo di affrontare con le armi la lotta di classe. Sarà questo. Dei russi che potrebbero sbarcare di qua non ne parla più nessuno, non gli interessa nessuno perché non è nel novero delle cose possibili e praticabili. Si parla dei contadini, si parla degli operai, si parla del Partito Comunista, si parla del Partito Socialista, finché è contestativo. Si parlerà poi negli anni successivi dei gruppi della contestazione. Si parlerà praticamente di un fronte popolare che va contenuto da questa costola di strategia della tensione, dentro la quale, come diceva, c'è la mafia, ci sono i fascisti, c'è il potere economico e naturalmente ci sono i servizi e ci sono settori ampi delle forze armate, Stato Maggiore, c'è di tutto. Noi abbiamo combattuto, questa è così che diceva, è stata una guerra a bassa intensità, nel senso che il numero di morti per essere stata una guerra, diceva lui, è relativamente contenuto. Sì, dal punto di vista militare forse ha ragione, dal punto di vista politico e umano è una tragedia. Allora questo dobbiamo avere a mente, che si è combattuto uno scontro di classe. Questa cosa non è finita, perché quando il corpo interno dello Stato è inquinato, si parla di mafia, si parla di fascisti, si parla di servizi, non è che questi un giorno tu gli dici grazie, abbiamo finito, arrivederci, potete andare. Non succede così. Succede che ciascuna di queste costole va avanti, guadagna spazio, apre relazioni col mondo politico, influisce nelle elezioni, influisce nelle carriere, ricatta, compra, tratta. Oggi noi abbiamo all'interno dello Stato una presenza mafiosa forte, anche una presenza fascista ancora consistente, per quanto gli anni l'abbiano un po' stemperata, ma poi succede che due poliziotti che per caso passano gli onori della cronaca e si scopre che hanno le foto di Mussolini. Abbiamo mafia, abbiamo fascisti, abbiamo servizi segreti che operano adesso su scala anche più interessante, perché si tratta di relazioni commerciali, economiche, di corruzione con paesi del mondo arabo, il petrolio, traffici di rifiuti, tutte le cose che noi sappiamo, e naturalmente droga sappiamo. Allora, all'interno di questo Stato ci sono incardinate delle forze
che servono agli interessi che sono contrari a quelli della Costituzione, della democrazia, di quello che noi dobbiamo, pensiamo debba essere il vivere civile. Per questo io penso sempre alla storia di Peppino e di Pino come storie parallele, perché sono in momenti diversi, ma non lontanissimi, due snodi di questo processo, due tagli infiniti snodi di questo processo. Voglio dire, magari poi quando intervieni ce lo racconti, che quando vanno a perquisire la casa di Peppino portano via di tutto e restituiscono di tutto, tranne una cosa, un fascicoletto che lui aveva fatto sulla strage di Alcamo Marina, che era una strage di carabinieri, che vagamente ricorda quella di Peteano, una strage di carabinieri che fu insabbiata dai carabinieri stessi con una serie di depistaggi, eccetera, e aveva forse a che fare con traffico di armi. Ma comunque per dire, oh, non si butta via niente, hai capito? Cioè, io credo, insomma, che sicuramente Peppino è stato condannato a morte dalla mafia, però intanto che c'erano, hanno utilizzato per fare altre cose. Bene, io volevo fare soltanto questo richiamo per dire che le battaglie che noi facciamo, ma io mi sono iscritto all'ANPI quando Berlusconi ha vinto le elezioni, ho detto vabbè, qui l'unica cosa è iscriversi all'ANPI. Perché credo che abbiamo un punto saldo che è la Costituzione, ci siamo battuti tanto per difenderla anche recentemente e ci battiamo per difenderla, per spiegarla e per capire dove è disattesa, perché è disattesa e di volta in volta che cosa si può fare, perché non c'è una ricetta, c'è un grande bisogno di ricerca. Mi rivolgo a tutti, anche ai rassegnati. No, io li capisco i rassegnati, perché a un certo punto uno dice basta, non se ne può più. Vabbè, piglia fiato e ricomincia. Allora, prima del prossimo pezzo di Alessio Lega, la parola a Silvio Stoni. Mi dico per Giovanni, tu sei qua in mezzo in queste case di ritorno, mi sembra. 94, ok? Da operai, contadini e artigiani comunisti, socialisti, all'epoca comunisti non c'erano ancora, c'erano socialisti, c'erano anarchici, c'erano... Sì, poi non te racconti tu. Lui è presidente della cooperativa Vitale, noi siamo ospiti della cooperativa che di cui usiamo sempre le sale come questa e come altre. Lui è Silvio Stoni, ci porta il saluto alla cooperativa, dopodiché c'è Alessio Lega con un altro pezzo e poi Guido Pollice che ci racconterà i retroscena visti da DP in quel periodo. E poi Giovanni. Non voglio portarvi via molto tempo, ma soltanto grazie e un saluto. Grazie, grazie signori qua. Abbiamo qua una tavolata di persone di grande rispetto. Pollice non se lo ricordo, ma è stato un mio maestro. È stato un mio maestro. E se sono così, la grande responsabilità è anche tua. Chiaramente non ero di Democrazia Proletaria, ero dello PDUP e poi il Manifesto, chiaramente grande antagonista in Democrazia Proletaria, ma nel rispetto reciproco. Grazie all'ANPI di Niguarda, da Longhi a tutto il direttivo, siete bravi. Abbiamo bisogno di voi e grazie. Ma grazie sicuramente soprattutto a questo pubblico, perché sono convinto che riusciamo tutti a recepire quello che ci dicono e portarlo fuori, quello che abbiamo recepito, perché senza di voi, senza le persone che vivono, assistono, partecipano, sviluppano la conoscenza, la portano fuori la conoscenza, questa nostra Italia sarebbe soltanto un'Italia televisiva, invece non sempre è un'Italia televisiva. Un saluto, dicevo.
Un saluto come presidente da evitare, perché come lo Stoni Silvio, ormai sapete tutto di me, sono nato antifascista, ho le vene con il sangue antifascista dell'Ampi, dai miei nonni fino a mio figlio, tutti iscritti all'Ampi e tutti che hanno lavorato dell'Ampi. In questo ultimo periodo c'è stata una frattura nell'Ampi che a me non è piaciuta, tanto siamo qua a parlare, parliamo di tutto tondo. C'è stata una maggioranza, una minoranza, uno che si è schierato per il sì, uno che si è schierato per il no. Secondo me chi è che ha vinto? Noi che abbiamo vinto dobbiamo andare a ricucire, perché i nostri valori sono superiori. Il valore della resistenza, il valore del nuovo fascismo sono superiori ai valori del no e del sì al referendum. Pertanto lo chiedo a tutti questo, ricuciamo, non dobbiamo perderci per strada, non dobbiamo dire che tu hai sbagliato, basta, chi ha fatto, uno ha vinto, uno ha perso. E il dovere di chi ha vinto è quello di andare a ricucire con chi ha perso, non facciamo come Renzi. La cooperativa, poi finisco, la fusione di tre importanti cooperative, Edificatrice di Linguarda, Unione Operaia e Compagnia Bella, Dergano, tutte e tre le cooperative hanno sempre avuto nel loro DNA l'antifascismo. In queste case è nato la resistenza, tra i nostri soci sono morte centinaia di persone, sparando con il fucile e facendo della resistenza. Non è un caso che quando l'Ampi mi ha proposto di fare il murales, io ho detto subito di Via Armata, che tutti conoscete, che ho detto subito sì, anche se sono stato criticato in un modo bestiale, dicendo che sono vecchio, sono sorpassato, anche persone della sinistra. Anche persone che fanno parte della sinistra mi hanno falcidiato, però io sono di parte, va bene quel murales, fin quando ci sono quel murales c'è, e quando non ci sono chi lo tocca poi prendo in mano anch'io il fucile. Finisco. Dobbiamo ricordarci sempre quello che hanno detto gli oratori qua, gli amici, i compagni, dobbiamo ricordarci sempre, è la storia. Dobbiamo ricordarci sempre che oggi è cambiata la faccenda e forse è cambiata in peggio. I più grandi trasformisti sono proprio i mafiosi, i 'ndranghetisti, i camorristi. Da tempo lo sappiamo che sono arrivati al nord, sono molto forti al nord, sono integrati al nord, e vi posso dire anche nella nostra zona, la nostra zona è controllata dalla 'ndrangheta, che dopo ci piace o se non ci piace, è questa la pura verità. Hanno iniziato a fare i cravattari, a prestare soldi a destra e a manca, dopo droga e chi più ne ha più ne metta, purtroppo implicati anche i nostri soci, che immediatamente sono stati espulsi dalla compagine sociale. Implicati i nostri soci, dopo ci sono i processi in corso, non posso entrare nel merito, ci mancherebbe altro, uno di quelli che ha denunciato poi sono stato io, ma io sono stato per 6 mesi, 8 mesi piantonato da una battuglia dei carabinieri. Adesso un po' meno, però c'ho ancora 2 cellulari e devo spesso sentirli. La nostra zona, parte della nostra zona, anche la nostra magnifica Niguarda, è controllata dalla camorra, e questo dico, non si vedono, non si sentono, sono nascosti, sì, sono dei trasformisti, non sono più quei mafiosi, sono delle cose diverse, prestano soldi a terzi, pretendono tassi altissimi e ultimamente controllano anche e soprattutto lo smercio di sostanze stupefacenti. Non deprimiamoci, andiamo avanti,
combattiamoli, facciamo la resistenza. Io quando parlo di resistenza, quando parlo di fascismo, io dico il fascismo è sicuramente, c'è una facciata del fascismo, sicuramente soprattutto il neofascismo sono bestiali, ma dietro questa medaglia mafia, camorra e 'ndrangheta. Grazie e niente, grazie a tutti e andiamo avanti perché vediamoci più spesso.